Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Siamo in contatto telefonicamente con l'assessore Nicoletta Dinisio del Comune di Pescara. Grazie assessore per essere con noi. Grazie a voi, la ringrazio veramente tanto. Ecco, in questi giorni avete dato l'annuncio della ripartenza dei punti di ascolto per i cittadini di Pescara, per le famiglie di Pescara. Possiamo dare appunto qualche particolare su come magari prendere un appuntamento, visto che è necessario farlo? Sì, certo. Allora, innanzitutto diciamo, dico che i punti di ascolto in realtà anche sotto l'emergenza Covid è vero che è stato chiuso diciamo, l'ufficio, quello che era poi lo stabile di sotto il comune, ma in realtà questi punti di ascolto hanno continuato diciamo, l'erogazione di quello che ai cittadini dentro la cittadella, dentro la Caritas, e quindi c'è stato un proseguo, ecco, del lavoro sempre per telefono, sempre per aiutare queste persone bisognose. Quindi non sono stati gli operatori dentro l'ufficio, ma bensì si sono spostati telefonicamente dentro la Caritas Cittadelle. Quindi è stata una continuità. Oggi giustamente il governo ci ha dato la possibilità di riaprire, quindi con tutte le precauzioni e tutte le normative che oggi abbiamo, quindi si inizierà con le telefonate, diciamo, per dare questo aiuto, e dopodiché, fra qualche tempo inizieremo con gli appuntamenti, così che possiamo dare il servizio completo al cittadino che in realtà ha bisogno di venire a parlare con la psicologa oppure di avere qualche altra esigenza, con le operatrici che ci stanno. Quindi per il momento è telefonicamente, noi cerchiamo di smistare le telefonate e dare questo aiuto, e fra qualche tempo sicuramente riprenderemo le attività, ripeto, sempre con le normative vigenti, sempre con previ appuntamento, perché giustamente lei mi insegna che non possiamo fare affollamento e tutte le normative che ci sono, quindi previ appuntamento, si darà appuntamento e quindi saremo in grado di gestire diciamo, il bisogno della persona che deve venire per risolvere un problema. Certo, ricordiamo già fin da ora che per accedere anche agli uffici comunali è necessario Sì, indossare la mascherina, la mascherina, tutti i disinfettarsi dispositivi le mani. necessari. Sì, disinfettarsi le mani, la mascherina, c'è la misurazione della temperatura e sempre previ appuntamento, questo per evitare gli affollamenti. Quindi sempre anche negli uffici comunali fare la telefonata, prendere appuntamento, si arriva al comune, ci si disinfetta le mani, misureranno la temperatura e poi si recheranno all'ufficio insomma, che serve. Ecco, adesso con questa fase, diciamo, di ripartenza, stanno ripartendo, ritornando, diciamo, alla nuova normalità anche i vari servizi destinati alle persone con disabilità, penso in particolare all'assistenza domiciliare. Sì, su questo ci stiamo organizzando, siamo per ripartire, ci saranno delle buone iniziative. Io soprattutto come assessore alla disabilità ci stiamo lavorando veramente tanto. Allora, innanzitutto vogliamo con l'amministrazione dare ampio spazio per quest'estate a questi ragazzi con varie attività. Oggi posso dire che abbiamo riaperto i parchi e ogni associazione, per esempio c'è stata l'associazione Down che ha fatto domanda e hanno avuto la possibilità di andare in un parco a fare attività sportive. E quindi già è stato un buon inizio. Prossimamente ci saranno anche altri avvisi dove daranno a tutti i diversamente abili una possibilità di fare diciamo, delle attività all'aperto, ma ci stiamo organizzando anche con un numero ristretto, però
anche in luoghi, per esempio, ne faccio un esempio, dell'Aurum oppure di un'altra struttura dove loro possono fare delle attività ricreative oppure dare modo loro di poter fare qualcosa, ecco. Ecco, quindi insomma, pian pianino un po' tutti i servizi che normalmente sono riservati alle persone con disabilità torneranno secondo un programma che Sì, sarà. sicuramente torneranno, dobbiamo solamente metterci la buona volontà e lei capisce che noi abbiamo tanta disabilità di vario genere e quindi dobbiamo solamente metterci la buona volontà alle operatrici e alle associazioni di mettercela tutta. E di poter dare soprattutto a quei ragazzi, anche autistici, che oggi, hanno più difficoltà, e quindi io, con il cuore sto vicino a queste associazioni e le sto aiutando perché questi ragazzi debbano avere un'estate come tutte le altre estate. Quindi insieme tutti quanti, con la buona pazienza, riusciremo a far divertire anche loro. Ecco, per quanto riguarda le spiagge, c'è magari qualche progetto che state C'è studiando? in progetto anche questo, siccome ne stiamo discutendo, c'è in progetto anche questo perché la mia volontà da assessore di disabilità era prendere almeno un pezzo di spiaggia libera per dare possibilità poi a queste associazioni di andare. Inoltre, oggi abbiamo dotato tutte le spiagge libere perché prima non c'era questa possibilità. Abbiamo dotato le spiagge libere tutte di passerelle per disabili fino alla battigia e in più di poltrone per farsi il bagno, poltrone job per farsi il bagno. Quindi già questo l'abbiamo fatto. Per invece avere delle spiagge libere ci stiamo lavorando, perché ripeto, era una mia volontà come assessora. Quindi insomma, mi pare di capire che continua un confronto costante con tutte le associazioni. Sì, io lo faccio costantemente, sono già 2 volte che le convoco perché lei mi insegna che la vicinanza a volte basta poco, anche perché solamente il parlare, solamente per farvi capire che noi ci siamo, fa tanto. Quindi io ci sarò sempre per loro, ci sarò comunque sempre. Senta, da ultimo un'ultima cosa. In alcune riunioni precedenti si era parlato anche di possibili mascherine, quelle per il sordo, per le persone sorde che lasciano vedere il Sordomute. labiale. A che Sì. punto siamo su questo? Allora, su questo punto, allora, ho parlato con loro. Giustamente loro mi dicono, magari questa cosa doveva essere fatta un po' prima per dare possibilità alla cittadinanza tutta. Loro già si sono muniti di mascherine trasparenti. Adesso io mi devo rincontrare con loro perché giustamente loro mi dicono il commercio è questo. Però ecco, le voglio dire che noi come comune stiamo aprendo anche lo sportello per i sordomuti, io come assessore, quindi prossimamente ci sarà anche questa nuova apertura per i sordomuti e quindi lì poi ci mettiamo un attimino d'accordo per vedere se e come l'organizzazione di queste mascherine trasparenti. Grazie Grazie assessore. a voi dell'invito, mi fa piacere e quando volete sono a disposizione. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie, buonasera, grazie.